credo sia a questo punto quello più importante tenere in considerazione, che direttamente nel laboratorio di Bethesda ricercatori legati al professor Rosenberg erano in grado di trovare che esisteva una specie di cellule di mucche CD4 tra il CD8 che potevano essere utili per il trattamento contro i timoni, e già allora praticamente era possibile intravedere l'uso del tumore renale a cellule chiare nel melanoma. D'altra parte, a livello diciamo, delle proteine liberate da tumore, sono già pubblicate i primi rilievi che riguardavano il TLP come marcatore tumorale per la diagnosi precoce dei tumori polmonari non a piccole cellule. Anche, bisogna dire, tanto chiamata la scuola romana del professore Garaci di aver utilizzato questo antigene per una diagnosi precoce per quel che riguarda questi tumori ed eventualmente anche i tumori del colon. Un po' diciamo, queste strategie terapeutiche per un vaccino contro i tumori, dobbiamo anche menzionare l'importanza a questo punto di utilizzare non tanto e solo gli estratti cellulari da tumore, ma anche e soprattutto le particelle di derivazione proteica, eventualmente sintetizzando degli analoghi peptidi che poteva essere già affrontato il problema, siamo ormai ovviamente negli ultimi 10 anni, quindi diciamo possibilità di avere una sintesi con la metodologia del DNA ricombinante, e quindi questo poteva chiaramente aiutare la possibilità di applicare un vaccino per il tumore. E quindi, questa analisi veniva messa in una review sul giorno della fisiologia che riguardava appunto lo sviluppo dell'approccio vaccinale per applicazioni terapeutiche e preventive. Credo che a questo punto possiamo eventualmente sottolineare che l'altra, dire, l'aspetto di questa metodologia, ripeto, inizialmente immunologia era una serie di metodi e successivamente tutto questo ha portato a fare una scienza, e quindi l'altro diciamo, importante attore è la cellula dendritica, che è appunto la cellula immune che presenta degli antigeni specifici, e quindi è possibile eventualmente, se questi vengono specificamente presi da una cellula tumorale, possono essere dire, rappresentate dalle altre cellule immuni, e quindi in particolare i CD4 e CD8, come abbiamo visto nelle prime risultanze illustrate in una diapositiva della New York Academy of Science. Così è importante che la CD4, diciamo pure nel possesso, la cellula che dirige la orchestra immunologica, è in grado di liberare delle molecole, da citochine, che aiutano ad attivare l'altro effettore, che sono le cellule citotossiche, CD8, e quindi in grado poi di poter portare l'attacco nelle cellule utilizzando eventualmente lo stesso antigene. E infine diciamo le strategie terapeutiche da vaccino, le cellule dendritiche di un paziente con tumore possono essere rimosse e immesse con un antigene direttamente dal tumore, in maniera che poi quando queste cellule vengono cresciute al di fuori dell'organismo e sono quindi in grado di essere reinoculate e quindi in grado di stimolare un responso potente immunologico da parte delle cellule T. Infine, proprio diciamo, 3 anni fa, ti è approvato il primo vaccino tumorale della terapeutico per il tumore avanzato della prostata basato appunto su base immunologica, indipendentemente dalla possibilità di avere un virus diciamo, a monte del problema. E quindi diciamo, ora andiamo ad analizzare in particolare quelli che sono gli usi potenziali e rinvenuti delle proteine liberate dal tumore. In particolare vediamo come sia possibile in vitro utilizzare l'attività mitogenica nei riguardi delle cellule T,
virtualmente messo la stanza, praticamente semplice, prendendo il sangue dal paziente, poi eventualmente identificando e separando le cellule, quindi la possibilità di utilizzare lo stesso antigeno, eventualmente la fidemagglutinina, il POC, quindi altri mitogeni per, diciamo, per averlo, diciamo, in una scala di tipo diagnostica. Se noi utilizziamo, diciamo, la rumore direttamente per fare delle prove di sensibilità ritardata in vivo, possiamo vedere direttamente nella pelle del paziente che c'è una risposta, diciamo, di tipo pomfodi, che quindi, diciamo, fanno vedere come ci sia la possibilità di poter avere una risposta specifica. E ovviamente poi andando a vedere nel sangue, è possibile, utilizzando un metodo immunoenzimatico e per l'antigeno e per l'attivo, individuare specificamente e l'antigeno e l'attivo, ovviamente l'importanza è questa, che si è fatta in maniera molto precoce, perché potrebbe essere un sistema per avere una diagnosi precoce dal sangue di questo tipo di tumore. Nel caso specifico, se ci portiamo ovviamente al tumore polmonare, sicuramente diventa un fatto molto importante, sicuramente più economico, più diffusivo in una, diciamo, in una popolazione, per quel che riguarda la costosa e ovviamente solo per pochi possibilità di approccio della la tomografia assiale, in particolare per la stessa risonanza spirale. In ogni caso, diciamo, è piegato anche di agire sulla apoptosi e soprattutto sull'antigene che viene presentato dalla cellula, quindi sulle cellule dendritiche, quindi in questo caso attraverso, diciamo, lo stimolo dell'interleuchina sia la 2 e la 4, potete arrivare direttamente sulle cellule T, e poi, diciamo, ci sono dei lavori complicati che riguardano anche l'importanza di queste proteine liberate dal tumore, perché curano dall'inibizione dei fattori angiogenici, quindi chiaramente, diciamo, una specie di TAF che riguarda il fattore angiogenico tumorale. L'approccio era quello di utilizzare chiaramente la biologia molecolare e la genetica per vedere eventualmente di poter andare a studiare i frammenti che sono di cui è composto questa proteina. In particolare, questo è stato fatto inizialmente alla Jefferson University di Philadelphia, e in particolare a sinistra le prime, per così dire, le prime componenti, la TNTA, diciamo, ovviamente gli aminoacidi che sono legati eventualmente alla produzione, che furono pubblicate da Bob Masek ed altri direttamente sugli studi di Cold Spring Harbor, e quindi in un certo senso rappresenta anche il posto, come sapete, diretti dal premio Nobel Watson per quel che è arrivato all'importanza, diciamo, di queste considerazioni. Quindi oggi noi dobbiamo cercare di utilizzare degli anticorpi contro questi peptidi, quindi parte di proteina, e quindi la possibilità di avere, diciamo, una risposta importante, che secondo, diciamo, la finanziazione del progetto, in questo caso un'altra università americana di Philadelphia, la Temple University, per quanto riguarda la finanziazione di immunohistochimica, su queste particelle liberate da tumore, un modello di espressione per quanto riguarda il tumore polmonare, mentre a Roma, proprio nella scuola romana, sempre in garage, ha cercato di portare il problema per quel che riguarda analogamente il tumore del colon, quindi per quel che riguarda un particolare tipo di ratto, e quindi di inibire eventualmente quel tipo di tumore con una pubblicazione già su Anti-Cancer Research. Quindi noi oramai ci stiamo focalizzando sul monomeri, per dire, di questa proteina, quindi siamo partiti da 200.000, siamo arrivati a 150.000 Dalton, e quindi è possibile poter avere dei segnali più specifici, soprattutto se abbiamo una metodologia di competizione, in maniera che sia possibile, diciamo, analizzare la specificità nei riguardi dell'anticorpo per questo antigeno. E in particolare la trapplata immunocevica produce questi anticorpi, quindi dagli ultimi esperimenti c'è la possibilità
purificare tanti sera, quindi avete i marcatori più specifici, come possiamo vedere adesso in questo esperimento condotto, però su cellule derivate dal tumore polmonare, non a piccole cellule, rispettivamente l'acido 139 e l'H23, e a seconda diciamo, le modalità di tempo bloccare l'esperimento, la possibilità eventualmente di andare ad influenzare queste bande, per così dire, che rappresentano la realizzazione della proteina direttamente, diciamo a 50 o a un dino a 100.000 Dalton. Credo che sia importante poi dare il nostro obiettivo per quello che riguarda utilizzare questa immunoterapia, quindi eventualmente alla base di poter identificare un'unica banda, e quella mostrata negli ultimi esperimenti delle cellule che sono state condotte in cultura, e quindi eventualmente attraverso questo la possibilità di poter focalizzare direttamente su queste proteine liberate da tumori che sono presenti nel sangue. E quindi la possibilità eventualmente di misurare il sangue di pazienti affetti dal tumore e diagnosticare direttamente la possibilità di avere una risposta per la terapia. In ogni caso la terapia è in grado pure di essere usata per stimolare il sistema immune per il trattamento in questo caso e del tumore del polmone e dei tumori del colon, come di preparare eventualmente una precisa strategia per riguardo queste proteine. Infine ovviamente in proiezione con l'utilizzo di un vaccino per il trattamento dei pazienti con tumore del polmone o del colon, e questo chiaramente rappresenta diciamo, un passo successivo, considerando che questa proteina può essere utilizzata non solo diciamo, in maniera preventiva, ma secondo quelli che sono stati anche gli studi della scuola romana, anche in maniera di un trattamento direttamente curativo.